Brett, ragazzi, Brett, sì, adesso in questa cosa in pace di Dinamo Zagabria, Atalanta e questo 4-0 la vittoria della Dinamo Zagabria. Quello ragazzi, primo tempo, segnato il gol dell'1-0 di Ovak che ha concesso il gol dell'1-0, poi ha segnato Orsic del 2-0 e segna il nuovo Orsic con il 3-0. Poi ragazzi, ha segnato il gol nel secondo tempo, invece ha segnato il gol del 4-0 da Orsic che ha concesso il gol del 3-0, quindi 4-0. Quindi se è concesso una tripletta, quindi batta appena la casa. Quindi ragazzi, il girone, l'Atalanta inizia il girone di Champions molto male, uomini Gasperini iniziano con una sconfitta in casa del Dinamo Zagabria, che ha giocato un'ottima partita in cui l'Atalanta però tempo si è mangiato alcune occasioni, tra cui quella di Josip Iličić che ha puntato ad angolino, ma poi si poteva anche passare. Quindi ragazzi, Gasperini perde la sua prima in Champions e quindi ragazzi, Dinamo Zagabria ha giocato un'ottima partita. E ora ragazzi, la prossima partita dell'Atalanta sarà contro lo Shakhtar Donetsk a Milano, a Stadio San Siro. E invece il Dinamo Zagabria ce la vedrà contro il Manchester City. Comunque ragazzi, sarà una partita molto bella per la Dinamo Zagabria, giocherà in casa della Dinamo in Croazia. Comunque ragazzi, sarà una partita brutta per Gasperini, che immagino in questa partita devono fare molto di più. Ma l'Atalanta almeno ci ha provato, ma questa ragazzi, come sappiamo, è la prima volta che l'Atalanta si qualifica in Champions League. L'Atalanta vedremo un po' se riuscirà a qualificarsi alla Champions oppure all'Europa League oppure se sarà veramente eliminata. Quindi ragazzi, l'Atalanta per iniziare con una vittoria, ma comunque ragazzi l'Atalanta inizia molto male, ma quindi ragazzi la prossima sarà contro lo Shakhtar in casa loro, ma però a San Siro. Quindi ragazzi adesso la Dinamo Zagabria batte 3 punti. E quindi ragazzi qua al secondo posto invece Manchester City che va a vincere contro lo Shakhtar si porta al primo e l'Atalanta si porta al quarto posto e invece lo Shakhtar si porta al terzo posto e quindi ragazzi male per l'Atalanta e vediamo un po' se recupererà contro lo Shakhtar almeno troverà dei punti almeno per coprire la sconfitta contro lo Dinamo Zagabria. Comunque ragazzi che dire. Ma l'Atalanta dovrà veramente solo pensare al campionato, poi di Champions League se ne parlerà il 1º ottobre, quindi ragazzi ne parlerà tra un paio di giorni, quindi ragazzi che dire. Quindi ragazzi, è tutto, noi ci vediamo domani con l'Europa League, con domani con l'Europa League, e quindi ragazzi che dire è tutto, ciao ciao.